stanco per ritirare. Abbiamo due presidi per abrogare i reati di clandestinità. Ormai le prendo. Almeno prendo il solo senso di clandestinità. Noi siamo per la terza giornata consecutiva all'esterno del carcere Regina Coeli. Stiamo proseguendo le battaglie dei radicali a livello nazionale, appunto, che sono andati all'interno delle carceri. Noi siamo qui fuori con i parenti dei detenuti e abbiamo deciso oggi di fare una non stop fino alle 16, siamo qui dalle 10 di questa mattina, perché l'affluenza di persone, la voglia di firmare, l'entusiasmo rispetto ai nostri referendum sulla giustizia e, appunto, come sottolinei tu, su quegli altri che pure di giustizia trattano, perché sono i diritti comunque dei cittadini, vengono a firmare in tantissimi, e quindi noi abbiamo deciso di fare questa non stop grazie anche all'aiuto dei militanti che sono qua, che veramente ci stanno dando una grossissima mano. Devo dire che, appunto, a parte questo tavolo che è fino alle 16, oggi noi Radicali Roma abbiamo anche quello a Torre Argentina, che è diventata una postazione fissa nel pomeriggio dalle 17 alle 20. Man mano, questo deve diventare anche un appello ai radicali che ci ascoltano, man mano noi formiamo tavoli anche per il giorno stesso ormai, perché abbiamo quasi triplicato la nostra attività, finalmente rientrano tutti i compagni dalle ferie estive, abbiamo la possibilità di fare numero, però ci serve l'aiuto di tutti, veramente di tutti, per formare anche tavoli last minute e metterli online e dare la possibilità. Come dicevi tu, prosegue anche l'iniziativa che è il terzo giorno oggi fuori dal comune, noi l'abbiamo ribattezzata fuori dal comune, perché appunto mandiamo le persone a firmare nei comuni. Devo dirti che quei due o tre passaggi televisivi che ci sono stati con Mario Staderini, con te anche e con Riccardo Maggi, ho visto TG5, TG3, TG2, pochi secondi sono stati utili, perché so che in alcuni municipi ci sono addirittura le persone che si mettono in fila per firmare e gli addetti dei municipi che devono raccogliere le firme, insomma speriamo che anche i moduli bastino, perché anche lì dovremo monitorare la presenza dei moduli una volta che li hanno terminati. Allora, noi in questo momento ne abbiamo già circa 25, devo dire che ieri in tre ore ne abbiamo fatte quasi 90, in più quelle di eutanasia legale ne abbiamo fatte 50, perché ricordiamo che da domani e per due giorni ci sono le ultime firme, le 1000 firme di sicurezza per eutanasia legale. Noi non abbiamo mai smesso in realtà di raccoglierle, quindi ogni volta che facciamo questi pienoni di firme per il referendum radicali dobbiamo aggiungere una buona parte, un 60% di firme anche per l'eutanasia legale. E appunto non ci fermiamo su nessun fronte, stiamo veramente cercando. Ieri abbiamo avuto qui anche Gianni Minoli, che ha firmato 11 referendum, tranne quello sul finanziamento pubblico ai partiti, li ha firmati tutti. Un altro tavolo nostro è passata Giulia Innocenzi, che li ha firmati tutti e 12, ha anche detto che magari non è d'accordo con alcuni quesiti, però vuole sottoporli alla volontà dei cittadini, al voto dei cittadini. E questo è quello che diciamo a tutti quelli che vengono a firmare, che magari sono un po' dubbiosi. Noi ricordiamo sempre che non si tratta di votarli il referendum adesso, si tratta di portarli al voto e poi si deciderà un secondo momento sì o no. Ti aggiungo pure che i Giovani Democratici si sono fatti vivi per darci una mano a Roma. Qualcuno del Movimento 5 Stelle, adesso c'è una festa democratica a Portuense all'inizio di settembre dove parteciperemo e ci raccoglieranno le firme per tutta la durata della festa. Che altro dirti? I tavoli di domani, forse anche domani c'è una non stop decisa dai compagni di Ostia, veramente infaticabili compagni di Ostia, dalle 8 del mattino loro sono fino all'una al mercato di Ostia a via Orazio dello Sbirro. E poi nel pomeriggio proseguono dalle 14 alle 23 in piazza Anco Marzio. E loro sarebbero restati fino all'una, ma la questura non ci ha dato l'ok. Quindi avrebbero fatto dalle 8 all'una di notte una non stop veramente da annoverare nella militanza radicale. Domani sera c'è anche Lungo il Tevere, spero di riuscire a organizzarne anche uno per stasera. Domani sera Lungo il Tevere, una manifestazione che parte da Ponte Garibaldi sotto sulla sponda del Tevere dalle 21 alle 24, e mi segnalano pure che a Pomezia, dei compagni di Pomezia, a Piazza Indipendenza domani saranno dalle 9.30 alle 12.30. Questo per quanto riguarda i tavoli, direi che ti ho detto un po' tutto. Ecco, insomma. We'll be right back.
Gianni Colacione per Libre TV, oggi 30 agosto, siamo in via delle Mantellate a Roma, davanti l'ingresso visite e pacchi del carcere di Regina Coeli, e incontriamo i signori Mauro ed Enza che sono venuti a firmare qui il referendum, perché c'è un banchetto con Paolo Izzo. Come mai siete venuti a firmare? Conoscevate già questa iniziativa dei referendum radicali? Io sì, già la conoscevo. Sì. Avete firmato per tutti quanti? Sì. Sì, sì. Senta, ma voi siete qui in visita con qualche parente che sta... Sì, siamo in visita per un parente. Sì. Senta, ma avete già sentito qualche volta parlare di questa iniziativa sui giornali, telegiornali, qualcosa del genere, o avete saputo oggi? Sulle televisioni, naturalmente, seguiamo molto la storia politica, le vite politiche sulla televisione. Alcuni politici. Avete firmato tutti quanti i referendum, ma anche l'eutanasia legale? Sì. Sì, sì, siamo d'accordissimo. Grazie molte. Prego. Grazie. La signora Rosanna ha firmato tutti i referendum? No, quello dell'eutanasia no. Quello là è una proposta di legge. È una proposta di legge, però non l'ho firmata. Gli altri era già a conoscenza di questi referendum, l'ha vista adesso qui a questo tavolino, è venuta a conoscenza adesso? Non ero a conoscenza, nonostante che ho una certa simpatia per i radicali. Senta, lei sta venendo qui a fare le visite a qualcuno detenuti? No, io lavoro al carcere. Ah, che cosa fa? L'impiegata, collaboratore amministrativo. Quindi insomma è a conoscenza della realtà carceraria? Certo, certo che sì. Ho capito, la ringrazio molto.